Siamo in compagnia di forse il futuro sindaco di Sennori, siamo all'esterno delle scuole elementari dove insomma stanno scrutinando le ultime schede. Roberto, un primo commento, anche se ovviamente ancora non in via ufficiale. Il trend è positivo, ancora non possiamo cantare vittoria anche perché sono molto scaramantico e superstizioso, però se dovesse proseguire questo trend, di sicuro la vittoria non ci dovrebbe sfuggire. Questo è un risultato che ci fa ben sperare e soprattutto sono contento che i sennoresi hanno recepito il nostro messaggio di novità, di cambiamento e soprattutto di dare la possibilità a questo paese di uscire dal torpore in cui si era ritrovato in questi ultimi anni. Roberto, sono esattamente le 19:55, mancano ancora quante schede? Circa 400 schede alla numero 4, quindi ancora non possiamo cantare vittoria. Aspettiamo ancora un po' e dopo avremo tutta la notte per festeggiare. Vabbè, a quest'ora possiamo già dare anche qualche dato non definitivo, quanto si è avanti più o meno? Adesso siamo oltre 300 voti di vantaggio nei confronti della lista numero 2 e questo è un vantaggio che ci dà abbastanza serenità e tranquillità per aspettare lo spoglio dell'ultima sezione. Perfetto Roberto, allora ci aggiorniamo sicuramente fra pochi minuti quando il dato sarà quello ufficiale. A dopo Roberto. In questo momento siamo in compagnia di Giovanni Desini, ex presidente della provincia, nonché tra l'altro padre di Roberto Desini, forse futuro sindaco di Sennori. Mancano po ancora pochi minuti al dato ufficiale che vedrà suo figlio sindaco del paese. Un commento da parte ovviamente del padre. Beh, è chiaro che sono felicissimo di questa situazione, anche perché lui a questo risultato ci teneva tanto, perché il padre nel 1993 aveva perso la carica di sindaco per 3 voti. Quindi per lui era una rivincita sia sotto il profilo personale, ma anche il ricordo di quello che non si è avverato nel 1993 a favore del padre. Quindi per noi è una doppia soddisfazione. Ecco, vista comunque la sua esperienza nel campo politico, che consigli ha dato a suo figlio affinché raggiungesse questi risultati? Io a Roberto gli do sempre dei consigli da buon padre di famiglia, di essere sempre vicino alla gente, di immedesimarsi anche in quelle che sono le sofferenze, di quelle che sono le cose maggiormente che ci debbono rendere più umili per non accentuare mai il distacco tra popolo e politica. Sempre qua a Sennori, fuori dal seggio, abbiamo trovato il presidente della provincia di Sassari, Alessandra Giudici, insomma ormai quasi ufficiale, Roberto Desini, il suo vicepresidente, sindaco di Sennori. Un commento ovviamente dal presidente. Beh, il commento non può essere che positivo, era una cosa che Roberto meritava senz'altro per tutto quello che ha dimostrato finora. Secondo me era quasi scontato come risultato, sono felicissima per lui e sono felice con lui. È dispiaciuta adesso del fatto che Roberto comunque lascerà la vicepresidenza della provincia, però per dedicarsi al suo paese? Si leggeva vero dagli occhi. Non posso negare che un vicepresidente come Roberto mancherà a me, mancherà alla Giunta, però sono contenta per il risultato personale che ha ottenuto. Quindi il mio dispiacere è comunque mediato dalla contentezza e dalla felicità per il risultato di Roberto. Ringraziamo Alessandra Giudici, presidente della provincia di Sassari. Grazie. Roberto Desini, ormai ufficiale, Roberto Desini, il nuovo sindaco di Sennori.
Sì, è una grandissima emozione. Si vede dal tuo viso, però insomma un commento a caldo, lasciando un pochino a parte l'emozione. L'ho detto all'apertura, alla presentazione della campagna elettorale, era un sogno che avevo da bambino, fare il sindaco nel mio paese, e quando lo realizzare sono ancora incredulo. Grazie a te. Sei praticamente commosso, poc'anzi il saluto con tuo padre, il saluto con tua madre, con tuo fratello, con la tua famiglia, soprattutto con tutti i cittadini che ti hanno appoggiato in questa campagna elettorale. Ci hanno aiutato, ci hanno sostenuto, e il risultato così, così largo, così marcato, oltre 450 preferenze, sta a dimostrare che abbiamo fatto un grande lavoro e che soprattutto Sennuri ha riposto in me una fiducia, perché ha voglia veramente di cambiare pagina. Ecco, lo vogliamo fare in chiusura un ringraziamento ai cittadini che ti hanno sostenuto. Ma il ringraziamento che io estendo a chi mi ha sostenuto, ma a tutta la cittadinanza, a tutta la popolazione, perché come c'era scritto nel mio slogan elettorale, il sindaco di tutti, io sarò veramente il sindaco di tutti. Quindi rispetto anche chi giustamente ha votato gli avversari, perché così in una competizione elettorale, e un ringraziamento a tutta la popolazione che ancora una volta mi ha dato un grosso tributo elettorale, la dimostrazione che Sennuri sono apprezzato nel mio paese, io amo il mio paese e finalmente voglio ricambiare questo loro affetto. Ringraziamo Roberto Desini, il nuovo sindaco di Sennuri, ti lasciamo le tue emozioni, insomma festeggerai. E ho mantenuto la promessa che sei stato il primo a intervistarvi in qualità di sindaco. E questo ne sono orgoglioso. Ancora tanti auguri a Roberto Desini.